sia con voi. Benvenuti carissimi sorelle e fratelli a questa festa della Vergine Maria, che noi invochiamo con il titolo di Madre della Divina Grazia, Regina della Pace. Un saluto davvero cordiale a tutti voi, le autorità militari, civili, tutti voi fratelli e sorelle, un saluto affettuoso ai presbiteri e ai diaconi, in modo particolare alla cantoria che ci aiuta a cantare con gioia ed esultanza di questa celebrazione eucaristica particolarmente solenne. Viviamo questa Eucaristia con la certezza che la Vergine Maria che ci aiuta a incontrare il Signore Gesù, che ci guida all'incontro con Gesù. Lei è la madre, la mamma, che ci dona Gesù e ci aiuta a capire che nell'Eucaristia noi ci incontriamo con il Figlio Suo, Salvatore Redentore, nostra unica speranza. Con questa certezza nel cuore iniziamo la celebrazione chiedendo al Signore che purifichi il nostro cuore, perché possiamo gustare la gioia dell'incontro col Figlio della Vergine Maria. Oh.
O Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che la Vergine Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione. Per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Gioisci, esulta, figlia di Sione, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te. E tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà giunta come eredità nella terra santa. Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, perché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Grazie.
agli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino percorso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Thank you.
È una pagina di singolare bellezza, quella che è stata proposta poc'anzi, tratta dal Vangelo di Matteo, al capitolo 16. La sequela di Gesù. Il dialogo tra Gesù e Pietro e poi gli insegnamenti che Gesù ci offre per essere davvero suoi discepoli. Gesù sta salendo verso Gerusalemme, annunziando la sua passione, morte e risurrezione. Non sempre i discepoli comprendono le sue parole, anzi fanno difficoltà. Pietro è un esempio chiarissimo di questa difficoltà di entrare nel disegno di Dio che deve realizzarsi nel futuro. Un biglietto fino alla morte della croce. Pietro fa difficoltà, eppure Gesù aveva detto a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Pietro stesso aveva fatto una bella professione di fede: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Eppure, quando Gesù sta per salire verso Gerusalemme, Pietro si pone dinanzi e dice: tu non salirai a Gerusalemme. E la risposta di Gesù è chiarissima: va dietro le passate, tu mi sei distante, perché non pensi secondo Dio, ma secondo me. Sono parole dure, se noi le, anzi durissime, come un cibo, se noi paragoniamo alle altre parole che Gesù ha detto a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E quando Pietro ha fatto la sua bella profezia di Gesù: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, Gesù che cosa risponde? Pietro, non sei stato tu a dire queste parole, ma il Padre che l'ha ispirato, vengono da te queste parole. Eppure, nella salita verso Gerusalemme, Gesù ha parole queste, poi le ha messe: va dietro me, Satana, tu mi sei distratto, perché non pensi secondo te, ma secondo te. Com'è difficile pensare secondo te, com'è difficile entrare nei disegni di Dio, com'è difficile accogliere le volte quando questa si manifesta così come quella che Gesù realizza su di sé nel camminare verso Gerusalemme fino alla morte. Il discepolo è quello che segue il maestro, non è il discepolo che deve insegnare il maestro, è il maestro che traccia la via al discepolo. Ecco perché Gesù dice a Pietro: va dietro a me, tieni il posto. In questo momento tieni il posto di Satana che ostacola il disegno di Dio. Va dietro, segui il discepolo che segue il maestro. Questa riflessione cerca di capire allora chi è il discepolo. La risposta è di estrema semplicità, soprattutto in questa solennità della Vergine Maria, di Madre di Giuseppe. La prima discepola è la Vergine Maria. È lei che è entrata pienamente nei pensieri di Dio e che pensa secondo Dio. Quello che Gesù implora a Pietro è di non pensare secondo Dio. Il discepolo è colui che entra nei disegni di Dio, nei progetti di Dio, e pensa secondo Dio, ha la scienza di Dio, nella sua mente si può crescere. Il carisma di Don Bosco cresce e diventa entusiasmo, capace di mettere tutta la sua vita appunto al servizio dei ragazzi, dei giovani. E sentire la bellezza di questa carisma, ricordate il segno di Don Bosco, a 9 anni, nel segno di Don Bosco, l'attrice principale è la Vergine Maria. È il Signore Gesù che indica Don Bosco, segue il
e sarai felice e sarai sicuro sulla strada e non ti mancherà. È l'augurio che ti faccio per il tuo cuore. Vi salutiamo davvero e vi assicuriamo la nostra benedizione. La nostra comunità oggi pomeriggio, presbiteri, diaconi, fedeli, guarda la combinazione alla vostra giovane età, al vostro entusiasmo. Sentite la bellezza di questa vocazione, donate la vita al Signore con il carisma di Don Bosco e mettete la vostra vita a servizio dei piccoli, dei ragazzi, dei giovani, per aiutarli a crescere come è cresciuto Gesù, in età, sapienza e grazia. E ricordatevi sempre di questo cuore, di questo santuario, qualche volta da monte di vetro avete guardato la facciata del santuario, della Madonna delle Grazie. E ricordatevi sempre perché qui ne ero nella storia della vostra vita, della vostra vocazione, del vostro cammino come salesiano, sarà sempre in errore la vostra vita. Perché qui siete nati, perché qui siete cresciuti, perché qui avete deciso di fare la vostra professione, la prima vostra professione della famiglia salesiana. Intercede per voi, la Vergine Maria, Madre della Grazia, Regina della Pace, e per la pace
anziani della famiglia. Preghiamo. Grazie.
pregate, fratelli e sorelle, perché Dio è il vostro sacrificio, sia gradito a Dio, Padre di te. Questa umile offerta diventa per noi sacramento di Gesù, segno di unità, vincolo di carità e di pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con noi. Questo è il mio corpo offerto.
offerto il sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e le sgrazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Grazie.
Shout.
e li guideremo nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Alcune indicazioni per lo svolgimento della processione. Uscirà prima lo stendardo, poi ci si dispone su due file distinte in fila in bianco. Escono per primi, dietro lo stendardo, i fedeli che si trovano nei banchi in fondo alla chiesa. Poi, a seguire, i ministranti, il clero, Monsignor Vescovo, la statua e la restante parte dei fedeli. Thank you.
famiglia e la
noi rimanga sempre. La misericordia e l'amore del Signore sia sempre la nostra forza. Andiamo in pace. Vediamo, grazie. Come canto di conclusione, facciamo bella regina, la troviamo sul corriere con la tua.